sono pieni. C'è stato l'incontro e faccio un'altra cosa. A un certo punto ha detto, guarda, il compleanno suo. Ho detto, guarda, l'unica volta che mi devi tirare le orecchie, le altre faccio vedere. Quindi, meglio della torta. Però non vediamo. No. E loro non vedono. Eccolo. Bene. Buonasera. Allora incominciamo questo incontro. A me compete solo fare un saluto. E prima di tutto al signor ministro Roberto Cingolani, poi al cardinale arcivescovo, e mi ero imposto io di non parlare oggi perché ci sono due moderatori bravissimi, quindi do il benvenuto a tutti voi per la giornata diocesana per la custodia del creato e cedo la parola ai moderatori. Grazie, ecco. Mi unisco a Don Davide a nome del tavolo diocesano per la custodia del creato. Togli la mascherina. Scusate. Assieme a Marco, che con me modera questo incontro, ecco, sono lieta di aprire anch'io l'incontro con un benvenuto a tutti coloro che sono in sala, a tutti coloro che ci ascoltano in remoto. E un particolare benvenuto alle autorità ecclesiali e civili e anche ai rappresentanti dell'associazionismo che hanno accettato il nostro invito. E un benvenuto davvero riconoscente, non so cosa succeda, davvero riconoscente ai due illustri relatori, l'onorevole Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica, e al nostro arcivescovo, Sua Eminenza, cardinale Matteo Zuppi, che ci permettono questa sera di entrare nel merito di un argomento tanto importante, appunto quello definito dal nostro titolo, Ecologia integrale, come realizzare un futuro abitabile. Ecco, ma prima di entrare un po' nel merito dell'introduzione all'incontro, io vorrei davvero fare a nome di tutti voi, e ci uniamo tutti a fare gli auguri al nostro cardinal Zuppi, che oggi compie gli anni. Compie gli anni. Grazie degli auguri. Compie gli anni in questo giorno anche speciale, lo stava dicendo, quindi sotto il patrocinio in qualche modo di San Giovanni XXIII. E quindi è per noi veramente molto bello, ecco, poter essere insieme nell'orizzonte anche di questo traguardo bello di Sua Eminenza. Ecco, dicevo, affrontiamo un argomento importante perché stiamo vivendo in un tempo davvero inedito in cui la pandemia ci ha posto davanti alla nostra fragilità, al fatto che nessuno si salva da solo, ha evidenziato i legami tra clima, ambiente, salute e ponendo davanti ai nostri occhi altre numerose pandemie correlate, non meno gravi, prodotte dall'individualismo dissipatore del senso stesso della socialità, prodotte dalle profonde disuguaglianze che costituiscono un vulnus alla nostra umanità e prodotte da quella cultura dello scarto, conseguenza di un'economia impostata in modo da mercificare la stessa creazione con la conseguente desertificazione della terra, a cui si accompagna la desertificazione dei cuori con la relativa indifferenza rispetto alle sofferenze dei poveri e della terra. Ecco, tutto questo rende più che mai evidente come non possa esserci ecologia senza un'adeguata antropologia. Dicevo, un tempo inedito segnato da urgenze che ci segnalano in maniera inequivocabile proprio la necessità di cambiare rotta, riconoscendo il cambiamento epocale in cui ci troviamo a vivere. Questa necessità di ripensare il nostro modo di abitare la terra affinché la terra sia abitabile per tutti e per le future generazioni. La necessità di attendere alla sostenibilità sociale e ambientale e quindi
di perseguire uno sviluppo integrale, rispettoso e inclusivo alla luce di un umanesimo della responsabilità e della cura che possa rendere ragione dell'unica famiglia umana nell'unica casa comune. Ecco, in questo cammino di risanamento costituisce certamente un faro di luce per tutti la preziosità del punto cardine del Laudato Si', l'ecologia integrale, nella sua duplice dimensione di paradigma concettuale e di percorso spirituale. Ecco, questo cuore dell'enciclica, tutto è connesso, tutto è in relazione, ci chiama a leggere la realtà del creato scoprendo nelle connessioni profonde, sistemiche, che fanno parte della grammatica del creato. Al tempo stesso permette analisi delle resistenze a un'autentica cura del creato rispetto a un paradigma tecnocratico che è invece incapace di uno sguardo inclusivo, e permette ancora, adeguato l'ecologia integrale, a individuare azioni di risposta, perché consente di leggere il rapporto con le dinamiche sociali e istituzionali che devono integrare la giustizia nella discussione sull'ambiente. E come percorso spirituale, l'ecologia integrale ci rimanda alla necessità di uno sguardo contemplativo, capace di riconoscere la realtà come mistero che non si può dominare. E senza questa apertura allo stupore, a riconoscere il dono del creato affidato alle nostre mani, senza sentirci parte di questa famiglia creaturale, non è infatti possibile passare dall'io manipolatore all'io custode, e quindi a una cultura della cura. E ci ricorda Laudato Si, sono proprio le parole stesse dell'enciclica, se si vuole veramente costruire una ecologia che ci permetta di riparare a tutto ciò che abbiamo distrutto, allora nessun ramo della scienza e nessuna forma di saggezza può essere trascurata, nemmeno quella religiosa con il suo proprio linguaggio. Ecco, il vedere è chiaro che non può essere solo scientifico o sociologico, ma deve avere l'apporto teologico, filosofico, etico. Ecco, l'ecologia integrale quindi richiede questa sintesi dei saperi, una loro integrazione, e dunque un dialogo determinante tra scienza e fede, nella convocazione dell'umanità a un cambiamento di rotta per trovare cammini di rigenerazione. E ce ne dà un'esemplificazione costante il modo di procedere di Papa Francesco, non ultimo anche nel lavoro di questi giorni, proprio nel convegno presso la Santa Sede, fede e scienza verso COP26. E questa interazione determinante per rimandare a quello statuto creaturale che siamo tenuti ad onorare, e ad onorare con dedizione, con compassione, con speranza. Ecco, venendo quindi alla parola transizione, transizione ecologica, parola fondamentale per rendere concreto il cambiamento di rotta, mi piace ricordare che la Chiesa italiana, nel suo messaggio per la custodia del creato, prospettando la transizione ecologica come cura per la vita, non esita ad associarla alla parola conversione, addirittura attribuendogli gli stessi codici dell'esodo biblico, l'attraversamento del deserto. Ecco, questo nostro attraversamento del deserto richiede una conversione personale e comunitaria per una transizione giusta. Ed è molto bello, quindi, è molto significativo che questo nostro incontro sia proprio nella forma di interazione fondamentale tra scienza e fede, a cui rimanda l'ecologia integrale. In questo contesto, quindi, chiediamo all'onorevole Cingolani e al cardinale Zuppi appunto quale sia la loro visione di futuro e come l'ecologia integrale possa realmente contribuire al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento al processo di transizione. Lo chiediamo a loro, ognuno dal proprio punto di vista, a seconda delle proprie competenze specifiche e dei propri compiti istituzionali ed ecclesiali. E per dare il via a questo dialogo diamo la parola per primo all'onorevole Cingolani.
Qui mi competerebbe di presentare l'onorevole Cingolani, ma è un'impresa assai ardua per la vastità e l'ampiezza delle sue competenze. Mi limito semplicemente a dire che siamo in presenza di un fisico e di uno scienziato di fama internazionale. E quindi grazie di cuore, professor Cingolani, ci mettiamo in ascolto e ricordo che i tempi per questo dialogo avevamo pensato a 20-25 minuti ciascuno, poi vi regolerete voi come meglio credete, e poi ci sarà un secondo momento di intervento. Grazie quindi di nuovo e ci mettiamo appunto in ascolto di quanto vorrà comunicarci. Grazie. Grazie per l'invito, saluto la sua eminenza e mi scuso di non essere fisicamente presente, ma mi trovo in un momento di arrivo e ripartenza e non riuscivo fra spostamenti fisici a venire da voi e ritornare, anche perché come avete sentito in questi giorni stanno cancellando i voli uno dietro l'altro e quindi è diventato difficilissimo muoversi, quindi scusatemi ma vi chiedo di comprendere l'assenza fisica. Non sono onorevole, non sono parlamentare, mi è stato richiesto di fare questo servizio il 13 febbraio, io lo sto facendo e poi appena finito tornerò alle mie cose, non ho nessuna intenzione di fare politica nella mia vita, quindi va benissimo Roberto Cingolani, se proprio avete bisogno del titolo, certamente sono più professore nel senso che ho insegnato molti anni della mia vita, ma non onorevole. Allora, ho avuto modo in tempi non sospetti, quando ero ancora 100% scienziato, di fare un commento all'enciclica che era appena stata pubblicata, che mi aveva molto colpito. Io a quei tempi mi occupavo di nanotecnologia dei materiali sostenibili e ne uscirono fuori alcune idee e visioni interessanti, perché il Papa ovviamente ha una visione nemmeno a 360 gradi nell'angolo solido. Io da scienziato avevo trovato alcune attinenze molto forti e le avevo messe in luce. Poi la vita, come al solito, segue percorsi strani. Adesso mi ritrovo in questa posizione ad aver scritto il recovery plan e a dover gestire questa transizione epocale. E quindi molte delle cose che vi dirò in realtà non sono nate da ministro, ma sono nate da studioso. Allora, cosa è successo? Per circa 4.000 anni, partiamo dal 2000 avanti Cristo, non perché prima non ci fosse nulla, ma per dare una traccia su un periodo storico che più o meno tutti abbiamo visto a scuola, no? Dalle civiltà pre-greche in poi. Per circa 4.000 anni non è successo assolutamente nulla. I terrestri sono stati poco meno di un miliardo, e erano in assoluto equilibrio con il mondo animale e con il mondo vegetale. Per cui quello che succedeva è che nel ciclo della vita le piante prendono ossigeno, scambiano anidride carbonica, la materia organica e biologica va in putrefazione liberando anidride carbonica, gli esseri umani, gli animali respirano e col ciclo respiratorio emettono anidride carbonica. Abbiamo avuto circa 280 parti per milione di anidride carbonica nell'atmosfera da sempre, in realtà ben più che da 4.000 anni, da circa un milione di anni. Ecco, ricordatevi che Sapiens è apparso 130.000 anni fa, quindi al di là delle civiltà antiche, da quando c'è Sapiens non è successo nulla. Intorno al 1850, quindi stiamo parlando veramente di tempi molto recenti, viene scoperto il motore a combustione interna, la macchina a vapore prima e poi la combustione interna, che ha cambiato tutto, perché questa è stata la tecnologia per produrre elettricità, per muovere gli automezzi che hanno cambiato la mobilità, per creare il mondo industriale e la rivoluzione industriale. Il motore a combustione interna brucia dei composti organici che sono il risultato di madre natura. Quando la materia organica rimane per milioni di anni ad alte pressioni, ad alte temperature, diventa petrolio o genera gas o petrolio combustibile. Bruciando questi carburanti fossili si riesce con delle macchine a ottenere energia che ci ha cambiato la vita.
dal 1850 in poi. Purtroppo, bruciando questi carburanti, si produce molta più CO2 di quanto non ne sia stata prodotta prima. Allora, cosa è successo? Se voi considerate Sapiens, invece che comparso 130.000 anni fa, lo considerate comparso 24 ore fa, tutto il macello è avvenuto nell'ultimo minuto e mezzo. Questo è un po' il rapporto dei tempi. Quindi siamo stati per un'intera giornata fermi e nell'ultimo minuto e mezzo abbiamo messo a soqquadro tutto. Perché siamo passati da 280 parti di anidride carbonica per milione, quindi su un milione di particelle in aria 280 sono di CO2, il resto è diverso, a una quantità estremamente superiore. L'anidride carbonica in aria ha un brutto difetto. Riempie l'atmosfera e quando la luce del sole arriva sulla Terra, viene riflessa dal mare e dalle terre emerse in modo diverso, e siccome c'è tanta anidride carbonica, questa anidride carbonica ne intrappola alcune componenti. E intrappolandole, queste non vengono riflesse e buttate fuori, e quindi riscaldano lo spazio, diciamo, occupato dall'atmosfera. È un po' come succede nell'automobile che rimane chiusa sotto il sole, è un effetto serra. Quindi, nell'ultimo minuto e mezzo di questa giornata ipotetica di Sapiens, noi abbiamo riscaldato il pianeta come non è mai successo in passato. Il riscaldamento sino ad oggi è stato di circa 1,5 gradi, che può sembrare molto poco, però siccome il 1,5 gradi è medio sul pianeta, in alcuni posti si arriva quasi a 5 gradi, purtroppo i poli, dove si stanno sciogliendo le riserve di acqua principali. In altri posti è un po' più basso. Quindi anche 1,5 gradi circa è un aumento di temperatura enorme che il pianeta non si può permettere. Sciogliendosi i ghiacciai aumenta il livello dei mari, quindi noi rischiamo in pochi decenni di avere le città costiere sommerse dalle acque. Cambia la salinità del mare, cambia l'acidità, cambia la biodiversità. Cambiando le temperature, cambia la meteorologia, quindi il clima diventa molto più critico di quanto non sia adesso. Noi ci stiamo monsonizzando, no? Tropicalizzando. E certe altre zone diventano desertiche. Questo di per sé è già un dramma. Se non fosse che, sempre in quest'ultimo minuto e mezzo, quello della macchina a combustione interna, cioè negli ultimi 150-170 anni, noi siamo passati da 1 miliardo a 8 miliardi. Questo è in realtà il vero motore della crisi climatica, è questo, non è la termodinamica dell'atmosfera. Certe cose succedono perché noi siamo 7,8 miliardi sul pianeta, il pianeta non è progettato per sostenere 7,8 miliardi di umani, i quali con la loro specificità, e ora vi darò degli esempi per quello che mangiano, per quello che coltivano, per come si vogliono muovere, eccetera, hanno creato due grossi sbilanciamenti. Uno, la crisi climatica, e ora vi darò dei numeri e degli esempi. Due, le grandi disuguaglianze, perché su questi 8 miliardi, 4,8 se la passano bene, gli altri se la passano malissimo. Ma vediamo esattamente cosa è successo. La popolazione del pianeta negli ultimi 50 anni è cresciuta più che negli ultimi 5.000. Questo già vi dà un'idea della curva esponenziale. Cioè, abbiamo fatto circa 1 miliardo di terrestri, poi in un secolo siamo andati a 7-8 miliardi, proprio una crescita esponenziale. Nel frattempo, grazie all'avanzamento delle scienze, l'aspettativa di vita è cresciuta da 40 a 80 anni, nei paesi più ricchi soprattutto. Ecco, questa crescita è avvenuta negli ultimi 250 anni scarsi. Prima non era così, l'aspettativa di vita era uniforme, era uguale da tutte le parti ed era intorno ai 47-45. La specie umana, esplodendo demograficamente, aumentando molto la sua aspettativa di vita, ha creato un modello che noi chiamiamo progresso, che modifica l'ecosistema. Attenzione, non è tutto negativo, perché se noi possiamo vivere il doppio di quello che si viveva 2 secoli fa e insomma avere tanti vantaggi, perché effettivamente abbiamo variato molte cose intorno a noi. Però nel fare questo abbiamo superato una soglia critica. E, per darvi un esempio, questo può essere utile dal punto di vista diciamo degli alimenti. Se voi andate a vedere qual è la massa di animali selvaggi, no? Voi pensate a tutti gli animali del creato. Se io vi chiedessi qual è la loro massa, voi non me la sapreste dire, perché nessuno ci ha mai pensato, diciamo un calcolo abbastanza complesso. Allora, la massa degli esseri viventi si calcola al netto dell'acqua. Voi sapete che un essere vivente è fatto da 60, 70, 80% di acqua, no? Dipende dal tipo di animale. Allora, di solito l'acqua non si considera perché quando finisce il ciclo di vita l'acqua evapora, si considera solo la massa, diciamo, chiamiamola solida, quella a base di carbonio.
Quindi se voi prendete un io sono circa 90 kg, immaginate di prosciugarmi di tutto il mio contenuto di acqua come corpo, ne avanzano circa il 30%, diciamo 27-28 kg. Questa è la mia massa di carbonio, cioè di roba solida che non evapora. Allora si parla di massa di carbonio, no? Per dire al netto dell'acqua, così è tutto chiaro. Allora, la massa di animali selvaggi totale di carbonio, quindi al netto dell'acqua, è 100 milioni di tonnellate, quindi le balene, gli elefanti, gli rinoceronti, gli insetti, tutto, 100 milioni di tonnellate. La massa degli umani adesso è 300 milioni di tonnellate. 2 secoli fa gli animali selvaggi pesavano di più degli umani, perché eravamo un miliardo, dovevate dividere per 8, ora siamo 8. Ma per vivere, noi umani, 300 milioni di tonnellate di umani, abbiamo modificato il sistema alimentare. Noi mangiamo solamente una decina di specie animali. Il pollo, la mucca, non so, l'agnello, eccetera. Altre cose non le mangiamo. E ci siamo creati una dispensa planetaria, che sono gli animali di allevamento, che pesa 700 milioni di tonnellate. Cioè 7 volte tutti gli animali liberi e 2 volte e mezzo il nostro peso. È la nostra dispensa planetaria. E abbiamo fatto la stessa cosa con i vegetali, perché noi non siamo come gli animali che ci accontentiamo di mangiare qualunque cosa verde a foglia. Noi abbiamo scelto riso, soia, mais, grano, quelle 10-12 specie. Quindi la sostanza è che noi abbiamo deciso che delle 270.000 specie vegetali che sono sul pianeta, di cui 10.000 commestibili, noi ne abbiamo scelto una trentina e queste rappresentano il 90% delle colture. E del 1,5 milione di specie animali, comprese gli insetti, 1,5 milione, noi abbiamo scelto 13 specie animali, 13, che rappresentano il 90% di quelli che, di quello che diciamo è la razza animale sul pianeta, perché è quella che noi mettiamo in allevamento. Ovviamente per fare questo, abbiamo creato zootecnia intensiva, agricoltura intensiva, abbiamo tanta acqua da dedicare. Voi capite che una specie come la nostra, che sì ha creato il progresso, sì ha raddoppiato l'aspettativa di vita, possiamo metterci tutti i benefit dentro. Però fatto questo, esplodendo demograficamente, noi il luglio di ogni anno finiamo le riserve dell'anno naturali e cominciamo a intaccare le riserve dell'anno dopo, o quelle dei nostri figli. Quindi viviamo in un debito ecologico costante, già da diverso tempo. Oltre al debito economico, oltre al debito cognitivo dovuto a internet e social, abbiamo anche un debito ecologico. Abbiamo modificato il nostro ecosistema, non c'è animale che abbia fatto questo, no? Se voi prendete anche l'animale più evoluto, non so, la scimmia, lo scimpanzé, si accontenta di mangiare quello che trova, si adatta. Noi no, noi adattiamo il sistema a noi. L'impatto di Sapiens nell'ultimo minuto e mezzo di questo viaggio di 24 ore è perdita di biodiversità. E beh, ve l'ho detto, no? 13 specie fanno il 90%. Vi ho detto le masse? No. Aumento dell'inquinamento, che a sua volta genera dei problemi di salute. Quindi, diciamo, quella tecnologia che ci ha portato a vivere più a lungo adesso sta creando dei problemi che ci portano a vivere di meno. Quindi, vedete, ogni tecnologia non ben sfruttata, dopo un certo punto di massimo, comincia a essere controproducente. In generale, la tecnologia mette toppe a problemi, di solito ne crea di nuovi. E quindi serve un'altra tecnologia per riparare la toppa che abbiamo messo per risolvere un problema precedente. Tutto sta che il problema che crea ogni nuova tecnologia sia inferiore al problema che ha risolto, altrimenti siamo veramente nei guai. Abbiamo creato un problema enorme con le risorse dell'acqua, perché questa agricoltura, questa zootecnia, questo modello industriale ha creato problemi di utilizzo dell'acqua e problemi di utilizzo dell'energia. Questi hanno creato a loro volta cambiamenti climatici. Voi dite, è sufficiente? No, perché questo sarebbe già un bel disastro se noi fossimo, diciamo, tutti nelle stesse condizioni. In realtà non è così. Perché se voi guardate la geopolitica del pianeta in questo momento, io adesso vi parlo da presidente del G20 Ambiente e Energia, quest'anno io come ministro sono stato il presidente, ho presieduto il G20 Ambiente e Energia, per la prima volta Ambiente e Energia insieme nel G20. E quindi ho avuto da lavorare, insomma, ho lavorato con i 20 paesi, diciamo, più grandi, e
che rappresentano 4,8 miliardi di persone e causano l'80% dei gas climalteranti, quei gas a effetto serra, che sono responsabili di quella che noi chiamiamo la crisi climatica. Allora, lì abbiamo trovato degli accordi, siamo riusciti a fare dei grandi passi avanti, ci siamo messi d'accordo su come migliorare una serie di cose, impegnarci come paesi avanzati per fare meglio. Poi però, adesso fine di questo mese, inizio di novembre, ci sarà un altro grande evento che si chiama COP26, la cooperazione dei paesi, la 26ª edizione, in cui ci sono non i 20 grandi G20, ci sono i 190 rotti paesi che costituiscono il mondo. Però parliamo di umani. Se il G20 rappresenta 4,8 miliardi di persone che producono l'80% dei gas serra, la COP26, che di paesi non ne rappresenta 20, ne rappresenta 190 rotti, include, oltre a questi 4,8 milioni, altri 3 miliardi di persone, che però producono meno del 20% dei gas climalteranti. In questi 3 miliardi ce n'è un miliardo che non ha accesso all'elettricità, più o meno un altro miliardo che deve fare 30 minuti a piedi per andare a trovare delle sorgenti di acqua che non sono potabili e altri 30 per portarsela a casa con i secchi. E sempre in questi 3 miliardi la gran parte non ha accesso a carburanti puliti, a combustibili puliti per poter cucinare. Quindi noi ci lamentiamo dell'inquinamento sulle strade, dovuto al nostro sistema industriale, alle nostre automobili e comunque insomma delle cose che poi ci danno il PIL, il benessere, la sanità pubblica, la pensione, le strade, le infrastrutture. Quindi attenzione a demonizzare le cose che poi ci hanno permesso di avere una società avanzata, il welfare, una società più libera. Questi umani appartenenti ai 3 miliardi hanno problemi di inquinamento dentro casa, cioè questi rischiano di morire per quello che respirano a casa, bruciando legno, scarpe vecchie, plastica per cucinare il cibo se ce l'hanno. Allora, quando mi è stato prospettato l'incarico di scrivere il recovery plan, io ho scritto un piano per un paese avanzato come l'Italia, che è fra le prime 10 manifatture del mondo, con un'aspettativa di vita fra le più lunghe del mondo, seconda manifattura d'Europa, e con il senso di responsabilità che deve avere il tecnico che ha chiesto di fare una cosa per i figli e per i nipoti, io ho pensato una transizione energetica che ci dovrà portare ad avere il 70% della nostra elettricità entro il 2030 di origine rinnovabile, in modo che smettiamo di produrre elettricità utilizzando gas, carbone, e con questa elettricità verde possiamo cambiare la mobilità, quindi andare con le automobili elettriche, che a questo punto verrebbero caricate non con l'energia prodotta dal gas, l'energia elettrica prodotta dalle turbine, ma con l'energia elettrica verde. Potremo cambiare la manifattura elettrificando i grandi forni, i settori difficili da battere, in modo da non avere CO2 emessa, efficientando le case in modo da avere poca dispersione energetica, restaurando la qualità dell'ambiente, dei mari, delle terre, delle foreste, per cercare di avere una migliore cattura della CO2 di tipo naturale, recuperare le perdite idriche assurde, 42% dell'acqua persa da 24.000 chilometri di acquedotti. Ho fatto un piano che era pensato per un paese avanzato, sia pure con qualche problema qui e lì. Adesso però, piano fatto, approvato, stiamo tutti lavorando come dei matti, l'Italia produce l'1% della CO2 globale e l'Italia ha 60 milioni di abitanti, che è un po' meno dell'1%. L'Europa produce il 9% dei gas climalteranti del mondo e noi, onestamente, Italia e Europa sono i primi della classe, sono quelli che tirano un po' la volata a tutti, che danno l'esempio. Però capite bene che immaginiamo che nel 2050 si arrivi veramente dove dice l'accordo di Parigi, no? Che siamo totalmente decarbonizzati. Però signori e signore, se noi decarbonizziamo completamente l'Europa, avremo tolto il 9% della CO2. Ma se nel frattempo ci sono paesi da 1,5 miliardi di abitanti come la Cina, l'India o un po' più piccoli come la Russia che non accettano la stessa sfida, che non condividono l'obiettivo, il nostro 9%, questi se lo prendono in un attimo. Allora, nel fare la transizione ecologica, energetica, eccetera, e facendo a livello internazionale il G20, mi sono reso conto che nell'ambito del G20, dove ci sono Cina, Russia e India, c'era da discutere attentamente una comunanza di obiettivi globali, perché abbiamo tutti delle responsabilità, però sono responsabilità diverse, a seconda della nostra dimensione, della nostra volontà di fare le correzioni di rotta.
E quindi già nel G20 sono emerse delle differenze. Cioè dobbiamo, chi si deve sforzare di più per fare grandi cambiamenti che consentano di decarbonizzare nel 2030 circa la metà, nel 2050 completamente. Io pensavo che già questa fosse una sfida nella sfida. Poi sono arrivato alla COP26, che appunto sarà a fine mese, abbiamo fatto i lavori preparatori in questi mesi, e lì ho capito che c'è una sfida ancora più grande. Perché la differenza che c'è fra i paesi del G20 è ragguardevole, ma è colmabile. Quello che è impressionante è la differenza che c'è fra un paese del G20 e uno di quelli che, diciamo, è abitato da quei 3 miliardi di persone che sono lasciate ai bordi, ai margini. Ora, voi capite perfettamente che se noi non facciamo un discorso serio che dice questi 3 miliardi di persone o li recuperiamo e quindi diamo loro la possibilità di crescere, oppure noi stiamo facendo un discorso raccapricciante. Cioè stiamo dicendo questi signori, questi sapiens, rimarranno dove sono. Sin d'ora non gli diamo la possibilità di crescere, perché se crescono hanno bisogno di energia, se fanno energia producono anidride carbonica e quindi ci sballano i conteggi dell'anidride carbonica messa nell'atmosfera, perché noi per adesso i conteggi su come compensare l'anidride carbonica, su come ridurla, l'abbiamo fatta per i 4,8 miliardi di persone del G20, quegli altri non li abbiamo considerati, perché abbiamo detto tanto non ne producono, però se gli vogliamo dare una chance di crescere dovranno produrla. Ma se la producono fanno CO2, se fanno CO2 non l'abbiamo messa nel conto. Oppure li dobbiamo ospitare? Venite a casa nostra. I flussi migratori sono questo, no? Gli uomini sono come le molecole, seguono il gradiente della temperatura. In questo caso vanno dove è più caldo, cioè dove c'è più energia, è un po' il contrario della termodinamica. Allora, quando loro si muovono per venire da noi, gli mettiamo i muri, gli diciamo no, qui non potete venire. Allora, che tipo di transizione stiamo facendo? Allora, io ho una transizione in Europa da primo della classe, l'Italia è leader in questo momento, per decarbonizzare il 55% al 2030 e fare decarbonizzazione totale netta al 2050. Ci riusciremo con uno sforzo colossale, trilioni, migliaia di miliardi, ma lo faremo. Poi ci rendiamo conto che questo riguarda il 9% tutta l'Europa della CO2. E allora andiamo a parlare con gli amici cinesi, indiani, russi, brasiliani, turchi, che hanno dei problemi, sono più grandi, hanno problemi a deviare la rotta rapidamente, e cerchiamo un accordo perché anche loro più o meno nello stesso periodo riescano ad abbattere le emissioni. Ma questo è il G20 ancora, sono 4,8 miliardi. Non abbiamo ancora parlato con gli altri 3 miliardi, che ci portano a 7,8 miliardi di somma, che apparentemente sono trasparenti. Allora, il messaggio, e questo vi devo dire il messaggio che l'Italia, con la presidenza del G20, ha dato, forte, formidabile, irrevocabile, improcrastinabile, indiscutibile, è stato che non si può parlare di cambiamento climatico se non si parla anche di disuguaglianze globali. Perché se noi non risolviamo le disuguaglianze globali, il cambiamento climatico comunque ci frega, comunque. Allora le due cose sono apparentemente diverse, ma strettamente collegate. Primo, perché chiaramente una catastrofe, un evento estremo di natura climatica ad Haiti o nel Chad fa più vittime e più danni di quanto ne faccia in Italia o in Finlandia, parliamoci chiaro. Quindi c'è un problema di, si chiama adaptation, no? L'adattamento e la mitigazione e di pronto intervento, l'accordo di Santiago. Bisogna intervenire prontamente laddove le società sono più vulnerabili. Secondo, ma la domanda storica del futuro è, ma qualcuno si è posto il problema di cosa faranno questi 3 miliardi di abitanti? O facciamo finta che rimangano là e sono chiusi in uno steccato? Allora adesso, e concludo, l'obiettivo del G20 è intanto rispettare gli accordi di Parigi e tirar su questi 100 miliardi di dollari l'anno che devono essere dati alle nazioni vulnerabili. Guardate, è un obolo. Sono più di 100 paesi vulnerabili, 3 miliardi di persone, se dividete 100 miliardi di dollari per 3 miliardi di persone vi viene 30 euro l'anno, quindi stiamo parlando di noccioline. Bisogna prendere questi 100 miliardi e farli diventare delle leve per un global financing, le cui regole devono cambiare, in cui il pubblico con i 100 miliardi solleva finanziamenti da privati, filantropi, investitori, e è noto, ormai riconosciuto dagli analisti,
che servirà un'iniezione dell'ordine dei trilioni, cioè migliaia di miliardi ogni anno per un certo numero di anni, per costruire quelle infrastrutture che servono ai paesi vulnerabili, non per diventare come noi, ovviamente non ce la farebbero nemmeno con questi soldi, ma almeno per recuperare quella parte di gap che gli consenta di essere più adattativi e un po' più resistenti ai cambiamenti climatici. Nel frattempo, il meglio che siamo riusciti a fare, il meglio, con tutto l'investimento di cui stiamo parlando in questo periodo, compreso il PNRR, è dire, se saremo bravi e faremo questa cura da cavallo, rinnovabili a go-go, cambiamento epocale dei nostri sistemi di manifattura, trasporto, efficientamento energetico, rinaturazione, eccetera, dovremmo per fine secolo riuscire a mantenere l'incremento di temperatura sotto i 2 gradi, ben al di sotto i 2 gradi, auspicabilmente a 1,5 gradi. Allora, per essere molto chiari, la termodinamica purtroppo non è politica. Quindi, se io aumento la temperatura di 1 grado, 1,5 gradi, la situazione peggiorerà un po' rispetto a come adesso, ma per i prossimi secoli sarà gestibile. Se dovessimo aumentare invece di 2,5 gradi, 3, metteremo a repentaglio l'esistenza dell'umanità. Purtroppo, tutto quello che stiamo facendo non ci porterà indietro, cioè noi non recupereremo la situazione ecologica che avevamo prima. Se va bene, più o meno la congeliamo come adesso. Quindi ora è più importante mitigare e adattarsi che pensare di correggere. Perché pensate un termosifone. Quando spegnete la caldaia, il termosifone, soprattutto quelli di ghisa, no? Con una grande capacità termica, rimangono caldi per mezz'ora, per un'ora. Ecco, gli oceani rimarranno caldi per centinaia di anni. Quindi se anche noi domani, magicamente, potessimo smettere di produrre la CO2, tutti istantaneamente nello stesso momento. E quindi potessimo dire, non si produce più CO2, l'effetto serra permarrebbe ancora per secoli. E permarrebbe così come adesso, quindi tutto sommato gestibile. Ci possiamo permettere 1 grado, 1,5 gradi ancora. Se sbaglieremo questa decade a impostare bene i discorsi, la temperatura crescerà di 2,5 gradi, 3 gradi. A quel punto gli eventi e il clima saranno irreversibilmente cambiati. Andremo a fare il bagno nel Mar Baltico, vivremo in un deserto nelle zone tropicali, diciamo da noi, nelle zone di, diciamo, miti, e lì il problema non sarà tanto il tempo, le vacanze, sarà che con una situazione climatologica di questo tipo i nostri bisogni alimentari non saranno più soddisfatti. L'agricoltura, per quegli 8 miliardi di sapiens che hanno modificato il biosistema, diventerà un problema serio, gli allevamenti saranno un problema serio, i trasporti saranno un problema serio, sarà tutto un problema molto serio. E a quel punto capite bene che Sapiens non è una razza saggia, no? Quando i problemi diventano seri, di solito sono solo le guerre. Quindi è veramente nostro interesse, per noi e per il futuro, tenere molto saldamente sotto controllo i parametri termodinamici del pianeta. So che il mio discorso può sembrare probabilmente un po' freddino, però purtroppo qui, prima ancora dell'etica, della sociologia, dell'antropologia, che però io ho messo nel mio discorso perché vi ho parlato delle questioni antropologiche, prima ancora di tutto questo, ci sono dei parametri quantitativi che per troppi decenni sono stati completamente trascurati. Troppi. E adesso la termodinamica ci presenta il conto. Per quei pochi che studiavano queste cose era tutto scontato. Alcuni si sono anche sgolati per spiegarle. Ma il modello di crescita è poco sobrio, no? Il modello di crescita, meglio vendere 3 milioni di pezzi così il PIL cresce, che vendere 1,5 milioni, ma diminuendo l'impronta ecologica, questo è il modello di crescita sbagliato, ci ha portato a questo punto. Una per tutti, ed è l'ultima cosa che vi dico, un esempio per tutti. Il digitale è proprio la dimostrazione di quello che vi dico. È un'invenzione straordinaria, apre opportunità gigantesche. Oggi noi, grazie al digitale, possiamo parlare, fare questo discorso. La DAD ci ha salvato durante la pandemia, eccetera. Però, se come tutte le tecnologie viene usato con poca sobrietà, alla fine inquina più di altre tecnologie che apparentemente sono più inquinanti. Cosa succede oggi col digitale? 4% della CO2 viene prodotta dall'utilizzo sbagliato del digitale. Perché è vero che una lettera di carta impatta sull'ambiente più di una mail, ma se io in un giorno posso mandare 1.000 lettere e posso mandare invece 1.000 miliardi di mail, è chiaro che 1.000 miliardi di mail alla fine inquineranno più di 1.000 lettere. Allora, il richiamo alla sobrietà nell'uso della tecnologia, del trasporto, della manifattura, del digitale, è un richiamo che non è mai stato fatto, perché nessuno ha mai considerato
che è una email di un megabyte, che è più o meno una email dove voi attaccate una fotografia leggera, produce la stessa CO2 di una lampadina da 60 watt che è accesa per mezz'ora. Allora, sì, giusto, rispetto ad una lettera che conteneva quella fotografia, quella singola email inquina di meno. Ma siccome ci mettete un attimo a mandarla e a scriverla, la lettera invece richiede molto più tempo. Quando voi cominciate compulsivamente a mettere in rete tutte cose inutili, la vostra fotografia del panino, il vostro filmatino, il vostro piccolo streaming, quella roba lì che non serve assolutamente a nulla, produce molta più di CO2 di quanto non avrebbe prodotto un bel libro scritto su carta. Ed ecco che il richiamo alla sobrietà tecnologica è un qualcosa che nella nostra società è mancato. Oggi, con i bilanci di sostenibilità delle grandi aziende, si comincia a vedere, a intuire qualche passo verso la sobrietà. E la sobrietà è un concetto forse non apertamente menzionato, ma che intride tutta la Laudato Si. Io quando ho letto l'enciclica ho detto questo è un monumento alla sobrietà. E vi lascio con questa mia considerazione che è prettamente tecnica, però capite bene che anche come cittadino, padre di tre figli, che io quando non ci sarò più, saranno loro a verificare se io ho fatto bene i conti del PNRR, no? Io ho un figlio di 12 anni che nel 2070, cioè 50 anni da ora, avrà 62 anni, sarà un po' più grande di quanto sono io adesso. E lui, io non ci sarò più, però potrà dire mio padre aveva sbagliato tutto, oppure dirà mio padre aveva fatto i conti bene. Quindi è una roba che mi sta molto a cuore, perché non parliamo più di bambini del XXIII secolo, parliamo dei nostri bambini, quelli che adesso sono a scuola. Quindi veramente è un richiamo importante alla sobrietà e alla competenza. Grazie. Grazie, grazie signor Ministro per questa ricchissima relazione che penso abbia colpito tutti. Il mio compito è introdurre il nostro cardinale arcivescovo con una brevissima riflessione giusto per raccordarmi con quello che ha detto lei signor Ministro. La Laudato Si ha introdotto il paradigma dell'ecologia integrale. E la domanda che sorge spontanea è in che cosa consiste questa integralità. Questa integralità presuppone, come anticipava Argia, ma come ampiamente risultato anche dalla riflessione del signor Ministro, una questione antropologica. Ecco, allora una domanda è se c'è, signor Cardinale Arcivescovo, la necessità di chiarire come pensiamo la nostra umanità, anche non posso, alla luce anche della Fratelli Tutti, non solo della Laudato Si. E una cosa breve che vorrei condividere con voi è questa riflessione, che all'epoca dell'introduzione dell'Agenda 2030, con i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, l'allora segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon dichiarò che sul percorso verso la sostenibilità era fondamentale il ruolo delle religioni. In settembre, qua a Bologna, si è tenuto anche il G20 delle fedi, no? G20 delle religioni, quindi non soltanto quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere il G20 qua in Italia, per i problemi del cambiamento climatico e quant'altro, ma anche il G20 delle religioni. Allora la domanda è come è stato recepito questo richiamo che viene da lontano, no? E quanto soprattutto è attuale questo richiamo, no? al ruolo delle religioni. Possiamo dire che sul fronte della Chiesa Cattolica spiccano almeno due strumenti, questo paradigma dell'ecologia integrale che abbiamo detto prima, ma anche lo strumento del discernimento comunitario. Spiego brevemente quest'ultimo punto. Pierluigi Battista, giornalista, nella sua rubrica Uscita di sicurezza sull'Huffington Post del 4 ottobre scorso, ha intitolato il suo articolo Il bla 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 di Greta e il disprezzo per la civiltà della discussione democratica. Ne riprendo un breve passaggio. La fine della civiltà della discussione, di cui non possiamo smettere di rimpiangere la superiorità rispetto al selvaggio utilizzo di Twitter, che ha preso il sopravvento, è proprio questo, il rifiuto di ammettere che l'ipersemplificazione è fonte di guai e che non è un lusso, ma una necessità di discutere su questioni complesse e spinose che riguardano la difesa imprescindibile dell'ambiente, il destino di milioni e milioni di posti di lavoro in tutto il mondo, la ricerca di un vasto consenso sociale alle decisioni da prendere, la conversione radicale di interi settori produttivi che hanno consentito un'espansione del benessere e del tenore di vita mai conosciuto dall'umanità. Certo, c'è sempre il rischio della verbosità inconcludente, dell'incapacità di decidere, anche nel cuore di un'urgenza, ma il marcio sta nella dilazione all'infinito nella decisione.
non della discussione che dovrebbe invece precederla. Questa è la sua conclusione. La discussione libera, base e fondamento di ogni decisione democraticamente assunta, è un bene prezioso che non dovremmo sperperare, pena una ferita profonda all'ecosistema democratico. E qui termina la citazione che vi portavo. In questa prospettiva si potrebbe collocare il potenziale rivoluzionario, lo dico tra virgolette, della citizen science, la cosiddetta scienza dei cittadini, termine che indica quel complesso di attività collegate ad una ricerca scientifica a cui partecipano i cittadini. L'obiettivo dei progetti di citizen science è quello di restituire ai cittadini la capacità di decidere sul futuro dei propri territori attraverso la produzione di saperi, dati e conoscenza diretta e non mediata, strumento estremamente potente nell'acquisizione di consapevolezza per agire il cambiamento. Se vogliamo, è un'evoluzione della cosiddetta epidemiologia popolare, no? Il coinvolgimento, diciamo, del territorio all'interno dei processi, diciamo, di anche costruzione dei saperi. Quale contributo in questo senso potrebbe arrivare dalle nostre comunità, quindi attraverso il discernimento comunitario? È uno strumento che i giovani delle nostre parrocchie dovrebbero conoscere e praticare? Qui lascio la parola al nostro carissimo cardinale arcivescovo. Dopo tutte queste domande, penso, anche se molte in realtà contenevano già anche la risposta, e la domanda stessa era anche una risposta, a cominciare per esempio dall'ultima, il cui sono convinto che il discorso dei giovani e dell'ecologia, o dell'ecologia integrale, dell'impegno per difendere il pianeta, non è secondario, anzi credo che sia, fa parte anche di quella consapevolezza a cui noi vogliamo che i giovani si arrivino e si sentano protagonisti. Dunque, intanto il ringraziamento di cuore anche al Ministro, che ha detto prima una cosa importantissima, un servizio, lo ringraziamo del servizio, e quando poi le cose si fanno per servizio si è anche molto più liberi di farle e anche di non perdere le opportunità, perché credo che non c'è niente di peggio, appunto, che perdere l'opportunità per cambiare. Ha usato molto la parola sobrietà, che è una delle parole chiave della Laudato Si, una delle indicazioni più ferme della Laudato Si. Sembra qualcosa di un po' antico, in fondo anche di eccessivo, oppure potremmo dire anche quasi di inutile, no? Tanto più, in fondo, avendo vissuto per tanti anni l'idea esattamente del contrario, cioè di una certa bulimia di consumo, di soprattutto anche l'idea che tanto non si pagava il conto, no? E credo che la sobrietà è davvero un invito importantissimo. Dall'altro, una piccolissima cosa, giustamente lei diceva dell'acqua, e se soltanto anche la sobrietà venisse applicata sia dal punto di vista di stile di vita individuale e anche un po' collettivo, perché se è vero, ed è vero, che si perde la maggior quantità dell'acqua perché non c'è manutenzione, perché non forse effettivamente c'è anche un impegno alla sobrietà anche da parte di tutti, quindi anche delle istituzioni o di quanti devono garantire il bene comune. E provo a rispondere ad alcune delle domande. Un'ultima, insomma, non dimentico il ruolo delle religioni. Siccome appunto c'è stato il G20, ci sarà il G20, diciamo, tra poche settimane a Roma, qui a Bologna abbiamo ospitato il G20 delle religioni, grazie al centro di documentazione e anche all'impegno di tanti, tra cui anche quello della diocesi, con molti incontri, tra l'altro effettivamente un grande impegno proprio per l'ambiente. E su questo credo che il ruolo delle religioni crescerà ulteriormente, perché vedo che c'è una grande convergenza delle religioni per aiutare a difendere l'unica casa comune. Qui credo che noi dobbiamo leggere le due encicliche di Papa Francesco, cioè la Laudato Si e la Fratelli Tutti, insieme. Vanno lette profondamente insieme, cioè la Laudato Si ci ha aiutato a comprendere la decisività della difesa dell'ambiente,
e di quanto questo coinvolge tutti e anche ovviamente i credenti, perché, come cercherò di dire dopo, non è un aspetto secondario o soltanto dei politici o degli accademici, riguarda tutti quanti. La Fratelli Tutti è, direi, il modo con cui imparare a stare insieme, con la convinzione che, essendo la casa comune una sola, ed essendo che siamo tutti dentro questa casa comune, la pandemia ce lo ha ricordato in maniera fisica, in maniera evidente, di quanto siamo tutti nella stessa barca, e dobbiamo imparare a remare nella stessa direzione, dobbiamo imparare a condividere delle preoccupazioni che riguardano tutti. E penso che questa preoccupazione è forse quella che più di tutte è connessa, lo è con la globalizzazione, con l'interdipendenza, è proprio evidente, ma la difesa dell'ecologia integrale è proprio integrale anche in questo senso, cioè che non può non riguardare tutti. Se stai male tu, sei tu che devi curarti. Nella difesa dell'ambiente e dell'ecologia ci riguarda tutti. Io sempre quando penso a questo penso, il riferimento è un po' personale, se volete anche un po' stupido, ma a mio nonno che coltivava, lui era un falegname e coltivava, però c'era un piccolo orto. E quando ci fu Chernobyl c'era un'insalata bellissima, ma non la poteva mangiare, perché era proibito, perché appunto ovviamente c'erano le radiazioni. Cioè, lui queste radiazioni non le aveva mai viste, non le capiva, vedeva l'insalata, pensava che i suoi figli erano diventati matti a cercare, e questa cosa di Chernobyl chiaramente non gli è mai entrata in testa, infatti credo che se la sia mangiata di nascosto, penso che non gli sia successo anche niente, considerando che aveva già una veneranda età, ma per dire che è ovvio che l'ecologia è integrale, anche nel senso che non può non riguardare tutti. L'illusione del fatto del se è sempre stata, ci abbiamo e ci avremo purtroppo l'illusione di si salvi chi può, cioè io, del pensare che in realtà non stiamo sulla stessa barca, o dove ci sto io poi basta che mi proteggo e io sto bene, diciamo di chiudersi in paradisi, e nell'ecologia integrale riveli esattamente il contrario. Puoi anche avere il paradiso, ma i confini, come è noto, non ci sono nel cielo, l'inquinamento, con gli inquinamenti arrivano dappertutto, e quindi non può che non essere integrale. Ecco, cerco di dire rapidamente le altre cose che mi ero appuntato. La pandemia è un altro grande contesto, effettivamente, che ha rivelato tanto, cioè che ha rivelato come a un certo punto soltanto insieme se ne esce. Pensiamo anche al discorso dei vaccini, anche nel senso che poi i vaccini o ci sono per tutti oppure rischia nelle varianti ovviamente di rimettere in discussione anche per tutti, quindi non può non essere anche questo per tutti, no? La consapevolezza è che non si può continuare così. Purtroppo però quel minuto e mezzo, come diceva Giuseppe, in realtà uno pensa sempre che c'è sempre qualcosa di eccessivo, poi purtroppo i no qualcosa ci saranno sempre, e quindi quelli che per interessi in genere sono sempre anche dei pareri prezzolati, a mio parere, non è mai soltanto qualcosa così di qualche stramberia che si deve mettere contro gli altri, no? Quelli che dicono il no, per cui poi in fondo, per cui sembra legittimo continuare a fare come abbiamo sempre fatto, e che sia inutile, che è un allarmismo, che è una preoccupazione esagerata, insomma, che in realtà quel minuto e mezzo può continuare all'infinito, che è una follia evidentemente, considerando anche gli allarmi che ci sono stati. È interessante perché tutti questi allarmi, pensiamo soltanto alla conferenza di Parigi, allarme tra le persone più autorevoli, e bisogna dire che Papa Francesco con un grande tempismo ha pubblicato la Laudato Si proprio per cercare di far pressioni su tutti coloro che potevano prendere decisioni, e su tutti, perché
in piccolo ognuno di noi può prendere le decisioni e sono appunto gli stili di vita, e quegli allarmi vengono ignorati, disinnescati, appunto condannati a essere delle esagerazioni, qualcuno è tornato indietro sugli impegni, faticosamente appunto si arriva a qualche indicazione collettiva. Credo che bisogna davvero cercare di che i tanti G20 nelle varie numerazioni non possono non continuare a sforzarsi di trovare davvero un impegno e anche al come garantire che quell'impegno venga rispettato. L'epoca che stiamo vivendo è piena di contraddizioni, ma anche di grandi opportunità. Non c'è tempo per indugiare. Ciò che è necessario è una vera transizione ecologica che arrivi a modificare i presupposti di fondo del nostro modello di sviluppo. Tanto che Papa Francesco continua con insistenza a parlare di conversione ecologica. O è integrale o non può essere. O riguarda tutto e tutti, oppure non può essere, diventa inefficace. Ciascuno deve sentirsi coinvolto in questo progetto comune, perché avvertiamo come fallimentare l'idea che la società possa migliorare attraverso l'esclusiva ricerca dell'interesse individuale o di gruppo, o dei gruppi che esprimono l'io, l'estensione dell'io, i vari nazionalismi, i vari populismi, che sono come delle grandi estensioni dell'io. È davvero pericoloso, perché poi in realtà sono le estensioni dell'io e lo annullano ancora di più. La transizione ecologica quindi presuppone un nuovo patto sociale, e questo credo anche a cominciare anche dall'Italia e dall'Europa e non solo. Insomma, la parola chiave anche qui è sempre insieme, è la parola chiave per costruire il futuro. In questi mesi l'abbiamo sentito tante volte, qualche volta rischiamo appunto poi di banalizzarlo, ma è davvero il noi che deve superare l'io per comprenderlo senza batterlo, e perché in quel noi ci stanno anche le varie generazioni. E io penso che ha detto davvero bene il ministro parlando dei suoi tre figli. A me, quando sento così alcune irrisioni di Greta, io non ho letto qualche cosa, visto le sue cose eccetera, no? Delle irrisioni, poi per altri versi anche facili, no? Uno diceva, beh, quella è una ragazzina, a voglia prenderla, ci impieghi poco a prendere una ragazzina, no? E invece credo che senza, come dire, poi rischiamo anche il discorso esattamente opposto, ma ben venga che i figli ricordino al papà fisico, papà devi fare quello che devi fare, altrimenti stai attento perché che cosa ci lasci. E per fortuna che ci sta, e speriamo che ci sia una grande preoccupazione che si esprima, no? Che diventa anche consapevolezza, che diventa anche degli stili di vita, che scontra. Credo che insomma l'irrisione di questo è veramente anche facile, e poi sbagliata, proprio perché casomai non fanno altro che ricordarci a chi deve decidere, e chiaramente non sono loro, e dice ma loro sono saccenti perché non lo sanno. Intanto ci ricorda una cosa vera, e quindi al di là di dire che sono saccenti, proviamo a stare a sentire la cosa vera che ricordano, e anche essendo loro diciamo i destinatari delle nostre scelte. Qualche anno fa, non mi ricordo più che pubblicità fosse, c'era una pubblicità che buttava tutti i rifiuti in una culla, la trovavo molto intelligente, per cui questa culla, che peraltro vuota, piena di rifiuti, peraltro con una certa contraddizione, insomma. Ecco, l'ecologia studia le relazioni tra gli organismi viventi e l'ambiente in cui questi si sviluppano. Tutto è connesso. E questo, guardate, per questo è fondamentale il fatto che è integrale, che anche noi siamo connessi. Il problema è che noi facciamo fatica a capirlo, oppure pensiamo che siamo noi a averci l'interruttore, che sono io che attacco o stacco a seconda siamo talmente individualizzati che pensiamo che tanto siamo noi ad avere il telecomando. Non ce l'abbiamo il telecomando, in realtà è tutto unito.
e se tutto è inquinato, tu ci avrai pure il telecomando, ma non funziona più, non ci fai più niente, perché appunto è integrale, quindi è integrale nel male e può essere ovviamente anche integrale nel positivo, ed è quello lo sforzo e la consapevolezza da cui nasce l'espressione giustissima appunto dell'ecologia integrale, che ci aiuta a vedere l'insieme nell'individualismo, nel soggettivismo, questa facciamo una grande fatica a capirlo, questa espressione ci aiuta a ricordarcela, a connetterci, a capire che quel telecomando in realtà dobbiamo usarlo verso noi stessi, verso i nostri stili di vita, e anche proprio per questo essere ancora più convinti che soltanto in maniera interdipendente, che vuol dire che non c'è un futuro indipendente dagli altri. Questo è vero su tutto, credo che sia così anche appunto ancora più fondamentale in quella stanza del mondo, come diceva Papa Paolo VI, nella quale abitiamo, ed essendo appunto l'unica in cui dobbiamo imparare ad abitare insieme. Quindi la premessa antropologica, che giustamente era stata messa all'inizio, va molto sottolineata. Anche qui, no, qualcuno dice no, ma in fondo è una enciclica verde, ma io penso che molto più che verde, c'ha tutti i colori, cioè ha i colori dell'umanità, è al centro, ed è anche un'enciclica, a mio parere, l'ha Laudato Si, come la Fratelli Tutti, molto spirituale, non a caso di un parte sempre dalla riflessione di un mistico, dalle parole di un mistico come San Francesco, gioco in casa anche un po', insomma, su San Francesco, ed è molto spirituale e molto concreta, anche distinguendo le cose di fondo, anche quelle che probabilmente in corso d'opera cambieranno. Ci saranno alcune analisi della Laudato Si che probabilmente nel tempo saranno superate, nell'oggi no, e saranno superate se le prendiamo sul serio nell'oggi, no? Ecco. Quindi è chiaro che al centro, come sempre nella dottrina sociale della Chiesa, c'è esclusivamente la persona, ma è proprio per questo che l'ambiente è fondamentale, e l'analisi dei problemi ambientali è inseparabile anche dall'analisi dei contesti umani, familiari, lavorativi, urbani. Insomma, c'è una integrazione tra gli ecosistemi e tra i diversi mondi di riferimento sociale, perché appunto così, capendo il tutto, capiamo meglio anche la parte. Vi ricordate uno dei principi, no, della Laudato Si, principi tutti davvero molto, insomma, su cui non si smette di riflettere, e che ritornano anche nell'affrontare i problemi, che le contingenze a cui che dobbiamo far fronte, quando appunto in uno di questi, uno dei quattro, è il tutto è superiore alla parte. Molte volte ci accaniamo sulla parte, difendiamo la parte e perdiamo il tutto. Crediamo di essere a posto con la difesa del nostro piccolo, mentre invece è soltanto con il grande. C'è quindi un problema di un miglioramento integrale della qualità della vita umana, e questo implica sempre di analizzare lo spazio in cui si svolge, cioè che si capisce la difesa della persona, quindi da questo punto di vista è il problema dell'antropologia che è sempre al centro, ma appunto inserita nel contesto così com'è. Quindi l'ecologia integrale è inseparabile dalla nozione di bene comune, e per svolgere il bene comune dobbiamo imparare sempre di più a pensarci insieme, e questo è l'educazione. Adesso vado veramente per punti, perché altrimenti finiamo il tempo utile. L'educazione credo che sia anche un grande investimento, perché l'impegno formativo ad educare i bambini, i giovani, gli adulti, quello più complicato, sui valori della libertà, del rispetto reciproco, della solidarietà, e che non possono non essere trasmessi fin dalla tenera età. Credo che ce n'è anche per gli operatori culturali, per i mezzi di comunicazione sociale, che hanno una grande responsabilità in questo, e
sia nel bene come anche purtroppo l'hanno nel male, cioè un uso irresponsabile di comunicazione. Le fake news che girano sono pericolosissime in realtà, molto più pericolose di quanto possiamo pensare. Insomma, il nodo qual è? Dobbiamo agire e pensarci in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull'appropriazione dei beni da parte di alcuni, perché tutto lo sfruttamento nasce da questo. E quando, così, se vogliamo anche una certa semplificazione, uno le cose le capisce anche, come dire, le cose complicate, non semplificate nel senso di rese superficiali, ma per capirle. E quando 500 persone hanno una ricchezza che vale miliardi di persone, e questo c'è qualcosa che significa anche lo sfruttamento di tante altre persone, anche perché i primi a pagare il conto di questo sono i poveri. Anche per questo è chiaro che non è, quando parliamo di conversione significa anche la difesa della vita, anche la difesa dei più poveri. Se c'è lo sviluppo integrale, per esempio, si possono cominciare a invertire il meccanismo delle migrazioni, cioè io scapperò sempre di più dove c'è la fame, dove non manca l'acqua, dove arrivano le conseguenze dei mutamenti climatici che arrivano. Peraltro arrivano anche in Europa, probabilmente non facciamo in tempo, ma basta pensare negli ultimi mesi, pensate, mi colpito tanto le inondazioni in Germania, in Belgio, non parliamo del nostro paese, eccetera. Cioè, come dire, sono tutti quanti delle evidenze, no? Appunto è abbastanza incredibile come non leggerli e come leggerli in un tutto. Forse due ultime cose, il problema è che manca, che è necessario un ordinamento mondiale su questo, cioè dove dobbiamo molto preoccuparci, io credo, che gli organismi che soprattutto dopo la guerra erano stati cercati, voluti, così, erano, penso in particolare alle Nazioni Unite, con tutte le agenzie, con tutto quello che fa parte delle Nazioni Unite, come la possibilità di un destino comune, di una salvezza anche comune, perché non soltanto dalla guerra, ma da tutte quante le pandemie. Beh, credo che l'indebolimento oggettivo di tutte quante delle strutture sovranazionali è una condanna per le nazioni più povere che non hanno voce nelle decisioni comuni, ed è pericoloso per tutti e per tutte le pandemie, per tutti i pezzi, diciamo così, della guerra mondiale combattuta nei diversi frammenti, che sono tutti pezzi della guerra mondiale, ma questo lo possiamo fare, lo possiamo vedere anche in tutta quello che mette in discussione l'ecologia integrale, tutti quei vari pezzi in cui si combatte l'ecologia integrale, cioè si distrugge la casa comune nella quale possiamo vivere. Forse l'ultima cosa è quindi proprio per questo sulla politica. Perché penso che se non c'è una politica che consapevole, io rimando soltanto a tutte le considerazioni nella Fratelli Tutti sull'amore politico. Credo che sia indispensabile, perché poi questo è proprio il fondamentale, perché è coloro che poi devono prendere delle decisioni, no? E l'amore politico e l'autonomia nella politica dall'economia, cioè se comanda l'economia, è molto preoccupante, è molto più pericoloso e indubbiamente è molto più facile che non ci sia l'ecologia integrale. L'immagine ultima è quella del Titanic, la prendo da un noto economista, e l'umanità è fatta di tanti stati passeggeri a bordo del Titanic, lanciato a tutta velocità contro l'iceberg della catastrofe ambientale. I lobbisti diranno che è esagerato, ma è proprio questa consapevolezza che forse ci può rendere
fare in modo che quel Titanic in realtà diventi quella barca comune che, nella quale possiamo vivere tutti. Non è che ci sta qualcuno che non vive. In realtà, se come nella pandemia, se è messa in discussione per qualcuno, in realtà è messa in discussione per tutti. E quindi anche una salvezza integrale. E grazie. Grazie, grazie mille, Eminenza, per questa sua riflessione. Signor Ministro, a lei una riflessione su queste parole. Scusate, mi sentite adesso? No? Sì. Dicevo, al di là del concetto di sobrietà che Sua Eminenza ha ripreso e che per me rimane una delle cose più complesse da insegnare, perché fa un po' pugni con il nostro modello di PIL, con i nostri, diciamo, con le nostre, anche un po' con la nostra idea di progresso, no? Perché per adesso abbiamo misurato il progresso in maniera molto quantitativa e poco qualitativa, purtroppo. Credo che forse le cose che ci ha detto alla fine siano, diciamo, quelle su cui riflettere di più. Cioè, arriva un momento in cui, si parlava dei giovani, no? Arriva un momento in cui noi abbiamo avuto il futuro in comodato gratuito, diciamo, e non l'abbiamo certamente custodito, diciamo. Quello che noi passiamo alle nuove generazioni non è un futuro, diciamo, che è stato ben programmato, è stato ben sviluppato. E l'antropologia e diciamo la società vengono chiamate in causa pesantemente, perché questo è il futuro delle migrazioni forzate, no? Come diceva il cardinale, io scappo da dove non ho energia, da dove non ho salute, da dove non ho condizioni di vita buone, e questo è il primo indicatore. Poi c'è l'indicatore, diciamo, quello globale, appunto, e qui il rischio è che scompaiano fra 70 anni le città dalle coste, o non ci sia acqua da bere, e quindi, diciamo, è chiaro che non abbiamo fatto un buon lavoro col futuro. Però c'è un punto su cui in realtà io ho una visione, devo dire, un po' diversa da quello che ho sentito. Mi riferisco in particolare al modello giovane che protesta, il modello Greta. Allora, dal mio punto di vista, la protesta fa sempre bene, perché comunque mantiene l'animo sveglio, mantiene, diciamo, le istituzioni pronte, e quindi la protesta è un qualcosa di fondamentale in un paese civile democratico. Però la protesta a un certo punto deve trasformarsi in proposta, altrimenti anche la protesta diventa un problema, cioè la protesta stessa diventa un problema, o perlomeno, se anche non diventa un problema, non aggiunge nulla, perché una volta che abbiamo risvegliato l'attenzione su certi problemi, abbiamo detto a gran voce che certe cose non vanno, i giovani reclamano il loro futuro, eccetera, eccetera, questo è tutto giustissimo, io vi ho parlato prima da padre, quindi sono credo di aver detto una cosa in momenti non sospetti, però poi a un certo punto deve esserci la transizione, no? Ecco, noi quello che abbiamo cercato di fare quest'anno con questo evento che abbiamo organizzato 2 settimane fa a Milano, che si chiama Youth for Climate, no? I giovani per il clima, che è stato un evento storico, perché abbiamo portato 400 ragazzi da 189 nazioni del mondo fisicamente a Milano. Primo evento di questa dimensione nel periodo pandemico. E gli abbiamo detto, bene, la protesta ci è chiarissima, avete ragione. Quindi più di dirvi che avete ragione non possiamo. Per dimostrarvi che avete ragione facciamo due cose. Stiamo impegnandoci come classe decision makers, diciamo, quindi non come classe politica, come decisori, a investire risorse senza precedenti per correggere la rotta, ed è quello che vi ho raccontato prima. Però a questo punto fate voi un esercizio e fateci delle proposte. I giovani delegati di Youth for Climate sono riuniti per 48 ore su una serie di tavoli che affrontavano questi grandi problemi di cui anche il cardinale ci parlava, e hanno fatto una ventina di proposte che ora verranno portate alla COP26 a fine mese. Ma se ci pensate, questo è senza precedenti. Allora, io lì devo dirvi, la logica del bla bla bla
No, quella io non la trovo corretta, nel senso che sicuramente siamo in ritardo, sicuramente non è stato fatto abbastanza, però questa semplificazione estrema intanto non aiuta, non serve a niente. Purtroppo ci sono alcune cose come la filosofia, la storia, l'umanesimo, la meccanica quantistica che non si spiegano con le sigle, richiedono anni di studio e milioni di parole. Ci sono dei sistemi complessi che non si possono descrivere con le sigle. Secondariamente, non riconosce nemmeno uno sforzo in corso d'opera, anche per i 400 giovani venuti dall'Africa, da tutto il mondo, che sia pur dopo aver protestato, erano lì, erano tutti seduti insieme e lavoravano per fare delle proposte. Allora, guardiamo cosa ci hanno detto gli attivisti. Greta ha detto una cosa corretta, a parte il modo di dirlo che forse è un po' questionabile, ha detto: non avete fatto abbastanza. È vero, lo sapevamo, tanto che stiamo correggendo. Vanessa, l'altra grande attivista che viene dall'Africa, ci ha raccontato in una maniera struggente cosa vuol dire per i paesi da cui lei viene fronteggiare gli eventi estremi dovuti al cambiamento climatico. Quello è, purtroppo, sono morti, sono stragi, sono situazioni di fame, di carenze di tutto. E sentirlo dalla voce di una giovanissima donna che ci dice: il mio paese, la mia terra sta morendo di questo, ci dovete aiutare, anche questo lo sappiamo. Infatti io prima vi ho parlato della finanza del trillion, no? I 100 miliardi di aiuti che devono sollevarne 1000 per aiutare quelle terre per un certo numero di anni, l'adattamento, la mitigazione. Allora io vorrei vedere, diciamo, il bicchiere mezzo pieno, al di là della contestazione che a un certo punto o diventa proposta oppure diventa sterile. A me sembra che questa protesta sia non più sterile, abbia prodotto delle idee, c'è una grande coscienza sul fatto che adesso dobbiamo lavorare tutti quanti insieme agli stessi tavoli, i giovani chiedono delle rappresentanze presso i grandi eventi internazionali per poter partecipare al processo decisionale, giusto, secondo me molto corretto, chiedono la possibilità di fare proposte, giusto, chiedono aiuti per poter partecipare, giusto anche questo. Io credo che un patto sociale intergenerazionale, una giustizia intergenerazionale deve loro concedere queste richieste. Nello stesso tempo loro devono passare dalla fase di protesta per la protesta a protesta per la proposta. E poi c'è un altro patto, che non è solo quello intergenerazionale, ma quello pubblico-privato di cui vi parlavo prima. Se vogliamo veramente aiutare un pezzo di mondo ad uscire da questo gorgo dove è finito, o pubblico e privato si mettono a lavorare insieme, o noi non riusciremo mai a tirar su tutte le risorse che servono per cambiare le cose in maniera radicale. Ecco, credo che questo sia un momento, forse ricorderemo il 2021 per essere stato l'anno in cui tutto questo è partito. Dimentichiamoci adesso gli errori, più che dimentichiamoci, traiamo lezione dagli errori e soprattutto lavoriamo sulle soluzioni. Perché se continuiamo a parlare solo degli errori e a protestare per gli errori, finiremo con non correggerli. Quindi credo che sia veramente arrivato il momento di alzarsi le maniche. Ecco, sì, sicuramente l'enciclica del Papa questa cosa l'ha detta in grande anticipo sui tempi, con una grande capacità di previsione e di visione. I tecnici lo chiamano il foresight, no? Ecco, devo dire che il Papa ha fatto un esercizio di foresight senza precedente. Lui ha scritto delle cose in tempi non sospetti e ha visto lunghissimo. Anche questo un po' ha stimolato le riflessioni che stiamo facendo oggi, che tutta la comunità internazionale fa. È veramente arrivato il momento di lavorare, direi che il resto deve essere a questo punto lasciato da parte. Davvero. Grazie soprattutto a entrambi i relatori per questo momento che ci hanno dato di dialogo, in cui ci hanno portato in presenza dai diversi punti di vista degli elementi di convergenza straordinari. Ecco, sentire il ministro Cingolani che ci parlava della situazione, del nodo improcrastinabile, il fatto di riparare alle disuguaglianze globali, trovare un modo per riparare, perché altrimenti non c'è possibilità di cambiamento effettivo. E quindi, in un certo senso, anche la lettura della realtà da altri punti di vista riporta però sempre alla radice etica,
alla radice etica. E questo mi sembra di grande interesse, cioè pensate che da quanto abbiamo sentito, allora l'invito importante è ripartire dalla considerazione dei più vulnerabili e mettersi in situazione di riparazione sotto questo aspetto. E al tempo stesso l'argomento centrale della sobrietà, ecco, che racchiude tutto il discorso e lo stile che dobbiamo avere in questa riparazione. Ecco, mi sembra davvero qualche cosa di molto importante. La convergenza poi sul discorso educativo, sulla necessità di non indugiare a pensare anche in termini di ricostruzione di regole nuove per un ordinamento mondiale che si approccia a questi temi in altro modo. E una situazione che a partire dall'educazione raggiunga veramente la possibilità di una presa in carico della questione climatica da parte di ciascuno di noi, nel discernimento, nel rendersi parte attiva di un processo a partire certamente dalla nostra quotidianità, ma che possa abbracciare la situazione del mondo. Ecco, abituarci a questo e ci mette veramente questo tema e queste indicazioni ci mettono veramente in un appello a una responsabilità profonda, a quella cura l'uno dell'altro che deve manifestarsi in tutti i suoi aspetti fino al livello più generale, per un patto sociale e intergenerazionale che possa veramente precludere a un futuro nuovo alimentato di speranza, e la speranza si realizza anche attraverso i contributi di ciascuno, sempre tenendo presente che nel prendersi cura dell'altro, ecco, c'è un discorso di reciprocità talmente grande perché fa crescere comunque l'umanità di ciascuno di noi. Grazie quindi di cuore per tutto questo che mediteremo in maniera approfondita, certamente anche nel tavolo diocesano del Creato. È un lavoro da fare molto importante, da fare con intensità, con passione, con compassione, come ci ricorda Papa Francesco, e con questa attenzione, ecco, ad abitare il tempo in cui viviamo. Allora, di nuovo grazie, e vorrei esprimere questo grazie, volevamo esprimerlo anche attraverso un piccolo dono, devo dire, anche al professor Cingolani, e speravamo di poterlo consegnare qui in presenza, glielo invieremo, è una piccola cosa però importante che riguarda la nostra chiesa di Bologna, soprattutto riguarda la storia di una chiesa, la chiesa di Mascarella, dove è custodita la tavola di San Domenico. Ecco, non so se si riesce a vedere qualcosa o se riescono a prenderla con la telecamera. La tavola di San Domenico è un'opera molto importante che è stata scelta anche come simbolo della celebrazione del centenario della morte di San Domenico, che è proprio in questo anno. E quindi, sempre nella speranza poi di poter far sentire un po' l'armonia anche dei portici di Bologna e i percorsi di pace che porta avanti questa città, poterli assaporare anche con la presenza del professor Cingolani. E per quanto riguarda il nostro arcivescovo, il cardinale, ecco,
una piccolissima cosa che però è nell'ordine della cura. Allora, tutti noi sappiamo che il Cardinal Zuppi gira la città di Bologna in bicicletta e quindi si prende cura del creato sotto questo aspetto. Ma abbiamo pensato che forse qualche cosa potevamo fare anche noi per aiutarlo in questo. E allora abbiamo pensato a un giubbotto termico. Giubbotto termico, ecco, giubbotto termico con lo stemma del nostro arcivescovo, e in modo che ci sia questo calore, quindi non prenda freddo, ma soprattutto possa vedere ed essere visto e quindi salvaguardarlo. Soprattutto se vado contro mano, ma non ci vado contro mano. Salvaguardarlo per il futuro, ecco. Quindi, non so se vogliamo procedere. Prova, ecco. Ci sono anche, avevamo preparato per il ministro dei tortellini, che questi non glieli possiamo inviare, confidiamo di poterla avere presente a Bologna quando finirà magari di fare il politico o anche prima, e di venirsi a godere un piatto di tortellini, sarà nostro ospite. Grazie infinite, deve venire per forza, ecco. Però di sicuro. Grazie ancora a tutti, buonasera Eminenza, buonasera a tutti quanti. Grazie. Grazie a lei. Buon lavoro. Grazie mille. E buon G20. Quello c'è molto da fare. Infatti. E serve una buona benedizione. Sicuro, quella ce l'ha sicuramente. Grazie. Anche di tutte le religioni l'abbiamo fatta apposta. Sì. Grazie infinite, arrivederci. Allora, oltre al giubbotto che serve per essere visto, appunto, e c'è scritto anche sulla schiena Matteo Maria Zuppi nel caso qualcuno si sbagliasse. Ma questa è proprio. È tutta su YouTube. Tutta intera. Sì. Tutta su YouTube. I gilet gialli. No, c'è anche un altro piccolo dono che è molto invece ecologico, e sono dei quaderni per appunti prodotti da una ditta in Libano che ha un modo particolare di produrre la carta, se, riciclando insomma, materiali che non vanno a distruggere gli alberi, e sulla copertina di questi quaderni sono incisi degli animali in via di estinzione, perché vanno a contribuire a un progetto del WWF appunto per salvare. Il quaderno nero è in difesa di una specie di anatra, che è l'anatra nera, e il taccuino grigio è in difesa degli elefanti, che appunto sono vittime della caccia selvaggia. E la bic è il nuovo modello di bic ricaricabile, per cui non viene mai buttata via. Quindi non buttarla, eh? Credo che anche a Caffarra, che Caffarra i primi tempi andava in bicicletta a Bologna, sì. Poi credo che gli dissero che non era il caso, che era più per la sicurezza, però. Sì. Bene. Ecco, come ultimissima parola, una parola a tenere in considerazione
Questa piccola guida Nuovi stili di vita per la custodia del creato, che voi trovate anche fuori, e che nel suo piccolo è importante. Importante perché rileva tutto il discorso della sobrietà liberante, quindi un modello da tenere ben presente per la nostra quotidianità, e come la custodia del creato esalti proprio la dignità della persona, cioè dice chi vogliamo essere nel creato. Persone sciolte da ogni legame, da ogni riferimento, o persone che veramente rispettano il progetto creaturale e lo onorano fino in fondo. Quindi la raccomando, è lì fuori. Grazie. Grazie alla Commissione di Creato. Grazie a lei.